Oltre 200 osteopati provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento a Verona per l'ottava edizione del congresso ROI. È un congresso il cui titolo è Osteopatia e salute nelle diverse età della vita, proprio a significare l'intervento e la possibilità di aiuto che noi possiamo dare dai neonati agli anziani. Sono intervenuti a questo congresso proprio neonatologi, geriatri, ginecologi, psicologi per affrontare il tema del contributo che l'osteopatia può dare al sistema salute. ROI è la maggiore associazione di riferimento dei professionisti osteopati in Italia, è un'associazione che è presente da 30 anni, che raccoglie più di 5.000 professionisti e quindi una delle nostre obiettivi è la valorizzazione e la diffusione di cultura osteopatica all'interno del territorio nazionale e il raggiungimento del riconoscimento della nostra professione come professione sanitaria. È iniziato nel 2014 quando è stata incardinata la legge di riforma delle professioni sanitarie, detto DDL Lorenzin, legge che è terminata nel 2018 con l'identificazione dell'osteopatia come professione sanitaria e non è ancora finito l'iter di istituzione perché mancano i decreti attuativi. E oggi abbiamo avuto la soddisfazione di avere la notizia che siamo alla fine anche del secondo decreto perché il MUR ha terminato il suo lavoro, quindi siamo molto fiduciosi che i tempi non si dilatino ulteriormente. Sicuramente manterremo alta l'attenzione sul tema, la nostra disponibilità a collaborare con le istituzioni perché questo percorso davvero arrivi alla fine. La maggior parte dei pazienti che si rivolgono a un osteopata sono donne e l'osteopata può prendersi cura di diverse condizioni della salute della donna in diverse fasi della sua vita, dalla pubertà alla menopausa, e si è rivelata efficace per moltissime condizioni dolorose o anche per condizioni parafisiologiche che possono migliorare la qualità di vita delle donne. Quando siamo stati eletti un po' di anni fa, ormai quasi 10 anni fa, gli osteopati della macroregione nord-est sono 4 regioni, quindi Emilia-Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, eravamo in 300 e qualcosa. Adesso siamo triplicati e questa è una gioia immensa. Sappiamo di avere colleghi che vogliono iscriversi anche per l'anno prossimo, d'altra parte i numeri di questo 8° congresso ci comunicano che l'interesse è sempre maggiore. Ci diamo da far tanto, saremo ancora più presenti e quindi ringrazio la vostra attenzione.